la situazione sicuramente non è facile. L'aspetto sanitario, ma non solo sanitario, ma anche economico, che dipende dalla pandemia, è veramente un aspetto tragico. Nessuno si può fare maestro, però in momenti come questi i politici, la classe dirigente della nostra nazione, ma anche della nostra regione, deve dimostrare di avere gli attributi, di saper governare un processo così difficile, di saper dare ai cittadini quelle poche ma giuste, dirette, chiare nozioni, e i cittadini, se si sentono guidati, se si sentono cautelati, riparati, considerati dalla classe dirigente, dalla classe politica, seguono queste indicazioni. Purtroppo abbiamo un governo di incapaci. Credo che Conte abbia fatto qualche migliaio di decreti d'urgenza. Ogni settimana, se non ogni giorno, in televisione, con il ciuffo bello preciso e pettinato, a dire delle cose probabilmente diverse di quello che ha detto il giorno prima o la settimana prima. Delle indicazioni sbagliate, una situazione naturalmente di panico, perché quando tu ti rendi conto che il manico non è in grado di poter gestire una situazione così difficile, entri in ansia, e tutto questo poi si mette con una rissa continua fra governo e presidenti di regione, fra presidenti di regioni e comuni e sindaci, che in una chiasso, in un casino, in una confusione totale. Chi paga le spese di tutto questo sono i cittadini che non riescono a capire come mai, dopo una prima fase dove era giusto avere una confusione, perché nella prima fase la pandemia è arrivata come un uragano e noi non avevamo neanche l'ombrello per poterci difendere, e quindi tutti sono stati scusati, come mai dopo 6-7 mesi, dopo che era che tutti conoscevano che la seconda ondata arrivava immediatamente dopo l'estate, come mai non si sono organizzati i tamponi, come mai non si sono organizzati non si è organizzata una medicina sul territorio, come mai non si è pensato a cautelare le partite IVA? E completo il mio concetto con un timore. Io ho una paura, la paura che nel momento in cui c'è questa confusione, e in questa confusione non abbiamo una guida, a livello sociale possono nascere delle vere e proprie guerre.